Andiamo. No, 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 no. Deve prima pranzare. Venga. Oh. Prego. Oh. Mi piace stare qui quando sono a Cannes, lontano dalle spiagge affollate. È una giornata splendida. È nervosa? Sì, forse. Un pochino. Non siamo mai stati da soli prima d'ora. Quindi non mi ha creduto quando ho detto che non mordo. Excusez-moi, monsieur. Claude Epoch, chasse-neuf du pape 2012. Parfait. Le andrebbe un bicchiere di vino? No, no. No, grazie. Sì, siamo in Francia. No, merci, c'est madame que vegoutez. Le piacerà questo vino, è un Châteauneuf du Pape. Veramente delizioso. Merci. È un vino perfetto con il prosciutto di Bayonne e il melone. Merci. È buonissimo. So che è scortese, ma aspetto delle telefonate. Ah, faccia pure. Ci sono abituata. Non dovrebbe, invece. Anne, la riuscita di un affare è come un soufflé. Richiede tempismo. Certo, bisogna evitare che si sgonfi. Sì? No, non sono d'accordo. A meno che gli inglesi non arrivino al 30%. Beh, allora digli di andare al diavolo. No, no, je vais être très clair. On a dit 30%, c'est 30%, donc dis-lui d'aller se faire foutre, ok? Scusi un attimo. Mm-hmm. Ciao. Ti stavo pensando. E a cosa pensavi? Alle tue piccole dolci orecchie. Allora, com'è Parigi? Ah, non ci sono ancora arrivata. Perché? Cosa è successo? Niente, Jacques si è voluto fermare per la notte. Lui cosa? Ascolta, non è un gran guidatore. E probabilmente è meglio che non guidi con il buio. Ah. Ma non dimenticarlo, è un francese. Com'è Budapest? Ah, l'hotel è stupendo. E ha una magnifica vista sul Danubio. Tu come stai? Meglio. Le gocce di Jacques mi stanno aiutando. Quali gocce di Jacques? Michael, perché non facciamo una vera vacanza? Io e te da soli. Il mio cellulare non è invitato. Tesoro, credo che mi stia riprendendo il mal di schiena. Sai dove sono le mie pillole? Nella tasca del beauty case. Ci ho guardato. In quella interna, con la zip. Ok, grazie. Sei la migliore. Domani a che ora pensi di essere a Parigi? Credo nel primo pomeriggio. Ok, chiamami appena arrivi. Ti amo. Va bene, ti amo anch'io. Eccoci qui. Questo è l'Institut Lumière, il luogo dove i fratelli Lumière hanno vissuto e dove hanno inventato il cinematografo. La direttrice è una mia amica. Jacques! Beh, ma qu'est-ce que t'as fait ta sublime décapotable? Oh, ne me demande pas, hein? Oh, dommage, j'avais des bons souvenirs dans cette voiture. Ça va? Oh, oh, elles sont magnifiques. Elle vient toujours du petit endroit, juste à côté de l'autoroute, de la route. Anne est venue dagli Stati Uniti pour voir il tuo museo. Oh, beh. Quasi. Piacere, Anne. Martin. Bene, entriamo allora. Mais dis-moi, avant d'aller déjeuner, tu crois qu'on peut parler du projet dont je t'ai parlé? Ah oui, oui, mais on va aller plutôt dans mon bureau alors. D'accord, ok. Je vais prévenir mon assistant pour qu'il s'occupe de ton américaine. Ok, merci. Anne. Martin e io dobbiamo parlare di affari, così le ha organizzato una visita guidata. Oh, sì. Philippe le mostrerà il museo. Salve, piacere di conoscerti. Piacere mio. Prego, da questa parte. Grazie. È felice? Oh, abbiamo un buon matrimonio. Non è quello che ho chiesto. È felice?
Beh, sì. Qualche volta. Dalla sua telefonata ho capito che non si fida di noi due da soli. È felice? Oh! Abbiamo un buon matrimonio. Non è quello che ho chiesto. È felice? Beh, sì. Qualche volta. Dalla sua telefonata ho capito che non si fida di noi due da soli. Forse non si fida di se stesso. È un uomo fedele? Oh, lei lo saprà sicuramente meglio di me. Aveva una certa reputazione e abbiamo avuto momenti difficili. E lei ha fatto pace con la sua vita? Oh, che genere di domanda è questa? Credo sia una buona domanda. Ha fatto pace con se stessa e con il suo matrimonio, così com'è? No. Oh. Non si preoccupi, non è niente. Sono così maldestra. Noi francesi abbiamo un atteggiamento diverso nei confronti del matrimonio rispetto a voi americani. Oh, e quale sarebbe? Siamo pratici. Siamo fedeli alla famiglia e al matrimonio, ma siamo umani e seguiamo le nostre passioni. Noi dobbiamo sembrarvi dei noiosi puritani. E colpevoli. La colpa fa male alla digestione. Già, chissà com'è la digestione di Michael. Beh, è un uomo attraente e le donne a volte sono disposte a tutto per un ruolo in un film. Una volta un'aspirante attrice venne al nostro tavolo in spiaggia. Michael aveva tolto le scarpe. Lei ne prese una, ci versò dello champagne e brindò a lui. Michael capì che era disperata, quindi la allontanò. Michael mi ha detto che lei ha chiuso la sua boutique. Sì. La mia socia si è trasferita a Londra con il marito e io non potevo tenerla da sola. Le manca la boutique? Mi mancano i clienti e i bellissimi vestiti, ma sono pronta per qualcosa di nuovo. Di che cosa si interessa ora? Ho notato che fa parecchie foto. Oh, sono solo per divertimento. Ho iniziato a farle per la pubblicità dei nostri prodotti. Mm-hmm. E non mi sono più fermata. Ora? Così. Un'altra. Oh. Scusate, madame. Merci beaucoup. Merci, c'était délicieux. Lo facevo con nostra figlia, Alexandra, quando era piccola. Mi ricordo di lei. Le piaceva indossare le sue scarpe rosse. Si ricorda di questo? Sì, certo. Le ho ancora quelle scarpe. Quando le ha indossate l'ultima volta? Ora quanti anni ha? Ne ha 18. Ecco, qui è quando si è diplomata. Adesso è all'Università di Santa Barbara. Il suo secondo semestre è lontano da casa. Bellissimi occhi. Comme sa mère, come sua madre. Una madre che non ha fatto che salti mortali tra il lavoro e la figlia e che ora non sa che fare di se stessa. Ha ancora molto da offrire. È un momento stupendo per lei. Lei crede? Sì, certamente. Che scrivo ferevè? Perché non dovrebbe essere così? Lei è una donna bellissima e interessante. Oh, andiamo. Li ho visti, gli uomini a Cannes, come sbavavano per quelle ragazzine. Ma quelle sono solo delle merendine. Lei è una crème brûlée al cioccolato. Ecco cos'è lei. Una brûlée. Vorrei pagare la mia camera di questa notte. Mi serve la sua carta di credito, se non le spiace. Di nuovo? Sì, ho scoperto che la mia busta con i soldi, per sbaglio, è tornata a Parigi con la mia assistente. Così devo addebitare la cena e le nostre camere sulla sua carta. Ok. Vede, il mio nome è molto comune in Francia e sfortunatamente qualcuno l'ha utilizzato per pagamenti con delle carte di credito false. Finché non si chiarisce tutto, solo contante. Ne ho per il carburante e altre piccole cose, ma non per l'hotel e la cena. La rimborserò quanto prima una volta a Parigi. D'accordo. Bene. Je peux vous régler? Oui. Ouais. Ah, mais c'est génial. D'accord.
Eh ben super, non, merci, merci, c'est adorable, je te rendrai ça, ouais. Ho delle buone notizie. Un mio amico ci ha prenotato il pranzo a Lione in un ristorante con un nuovo chef che ha delle recensioni eccezionali. Jacques, sarebbe meraviglioso, ma a quest'ora dovremmo già essere a Parigi. Parigi può attendere. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue au Jardin des Piqûres. J'ai fait une réservation au nom de Clément. Au nom de Clément? Alors oui, monsieur Clément, nous avons une très belle chambre sur le jardin. Mm-hmm. Je vais vous accompagner en chambre. D'accord. Si vous voulez bien me suivre. Sono francese. Sì, naturalmente. Prego. Votre clé. Je vais vous montrer votre chambre. Merci. Ho prenotato per cena, abbiamo 45 minuti, ce la farà. Certo, ci vediamo giù. Perfetto. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ciao a tutti da Valeria. Oggi si parla di anniversari, e cioè di alcuni film che arrivano al loro 20° anno di vita proprio quest'anno, nel 2017. Ed ecco per voi una lista di 10 film usciti nel lontano 1997 e che magari alcuni di voi non hanno ancora visto, no? Allora, 20 anni fa usciva il terzo lungometraggio di Quentin Tarantino, Jackie Brown, ispirato al romanzo Punch-Out Room. Segue il film d'animazione Hercules, che è il primo film della Disney basato sulla mitologia greca. Stesso anno d'uscita per Men in Black, basato sull'omonima serie a fumetti di Lowell Cunningham, primo di un fortunatissimo franchise. Will Hunt in Genio Ribelle, diretto da Gus Van Sant e interpretato magistralmente da Robin Williams, Matt Damon e Ben Affleck. La vita è bella, stesso anno per questo film di Roberto Benigni, vincitore di 3 premi Oscar su 7 nomination, totali al film. Donnie Brasco, ispirato alla storia vera dell'agente Joe Pistone, infiltrato nella mafia di New York, con il nome di Donnie Brasco, appunto. Altro film che ebbe grande successo nel 97 è Full Monty, commedia britannica che vinse anche numerosi premi. E compie 20 anni anche Gattaca, la porta dell'universo, con Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law, film fantascientifico accostato al filone del biopunk. In and Out, divertentissima commedia con uno strepitoso Kevin Kline, affiancato da Tom Selleck, Matt Dillon e John Cusack, che ricevette una nomination agli Oscar come migliore attrice non protagonista. E non posso non citare un film drammatico che dal 97 appunto è entrato nella storia del cinema, Titanic, scritto e diretto da James Cameron e con protagonisti Leo DiCaprio e Kate Winslet. Allora, li avete visti tutti quanti o vi mancava qualcosa? Quale di questi è il vostro preferito? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e io vi aspetto naturalmente al prossimo video. Ciao!